L'introduzione di un artefatto tecnologico, la lente convessa, ha fatto sì che nel passaggio tra Medioevo ed età moderna potessimo capire in maniera completamente nuova e inusitata tanto l'universo quanto l'essere umano. Con il telescopio abbiamo studiato l'infinitamente grande e tutto quello che era il cosmo è diventato qualcosa in cui noi non eravamo più il centro di tutto, ma una parte secondaria, di una galassia che non era neanche al centro di tutto. Con il microscopio ci siamo scoperti fatti di piccolissime parti che erano le cellule e il nostro modo di capirci e di descriverci è cambiato per sempre. L'introduzione della lente convessa però si è associata a un modo di capire la realtà fatto di quantità. Lo spazio è stato quantificato. Il tempo, grazie all'introduzione dell'orologio meccanico, è diventato anch'esso una quantità. L'arte e anche la musica è cambiata per sempre. È nata la musica perfettamente misurata, è nata la prospettiva. Bene, oggi queste quantità diventano dati. Oggi la lente convessa è divenuta nient'altro che il computer che macina i dati. L'arte ha perso la prospettiva, la musica ha perso il tempo e anche cosa siamo noi e che cos'è la realtà inizia a diventare qualcosa di problematico. Ci troviamo in una condizione in cui l'uomo sempre, ogni giorno di più, si capisce come una macchina e la macchina è in grado di risponderci come una persona. E allora sorge una domanda antica quanto l'uomo, ma con risposte ancora tutte da dare. Che differenza c'è tra il nostro esistere e il funzionare della macchina?